Baci, su proposta della consigliera Bundu, è il capo tribù della tribù di Queen e una delle maggiori tribù come popolazione dell'Amazzonia. E credo che sia un significativo per Firenze, perché quello che loro stanno vivendo vale per tutti noi, quindi le loro difficoltà, le loro paure, i loro timori si ripercuotono su tutti. Sapete che Papa Francesco sta facendo il sinodo dell'Amazzonia fino al 27 di questo mese, e avere in consiglio comunale la testimonianza diretta di chi vive questa realtà a contatto con la natura è un valore per Firenze, e quindi lunedì lo accoglieremo in consiglio comunale, e così avremo modo di confrontarci anche su degli stili di vita che forse noi dobbiamo recuperare da loro. Allora, le notizie ultime che noi abbiamo avuto parlando di Amazzonia parlavano di un disastro veramente ecologico. Qual è la testimonianza che porterà anche il consiglio? Sì, oggi una notizia che è un bello di Buenos días, sono capo tribù dove occupo ogni qui, l'Amazzonia, il giorno anche. L'Amazzonia realmente è molto importante, l'ultimo anno 2019 l'Amazzonia pegou fogo e acho che por aí è come 40% da germinação da Amazzonia foi queimado. Particularmente eu sou defensor da natureza até o último dia, porque é importante para a geração como aqui, passando aqui muito milenar do museu, e também nós temos uma raiz muito importante para a nossa população, para o futuro. Eu continuo defendendo um firme e forte com vocês. Ele defenderá até a morte a Amazônia, a queima de todos os... Que lui defenderà la morte l'Amazonia, perché è stato bruciato tutto il gelo. 40% dell'Amazonia. Cosa possiamo fare per aiutare? Come se lo sono per aiutare? Per aiutare, io credo che temo che ter o governo con responsabilità, non esse governo che stiamo vendo, ma esse governo con compromisso con la natura, con la scienza, con l'umanitario, così possiamo difendere più l'Amazonia. Un governo umanitario, un governo competente per aiutare il Brasile, la Madonna e tutto il popolo. E importanza ha il sindaco che si viene a Papa Francesco sulla missione? Che importanza ha per chi importanza? Que importância tem para vocês, do Amazônia ou do Papa Francisco? A importância que o Papa Francisco é muito espiritual, defende a natureza, a humanidade, os homens. Também a natureza é muito bom para quem gosta de viver em paz e harmonia. Como humano, ama a natureza, le persone, i poveri, e questo fa bene al nostro cuore, alla nostra anima. Siamo davvero felici di avere presente il leader di una popolazione di 10.000 persone dell'Amazzonia, forse anche di più mi stanno dicendo. E il Puni Queen significa popolo sincero. La persona che abbiamo qui, grande sia, è una persona che già dagli anni 70 ha lottato per la sua terra, è una persona che ha creato una cooperativa per riuscire a gestire, a far gestire direttamente dal suo popolo l'estrazione della bomba, ha riuscito a far demandare il proprio territorio, a cercare di preservarlo. Adesso con quello che vediamo che sta succedendo, con le nuove politiche di Bolsonaro, siamo veramente molto preoccupati, perché comunque stiamo parlando del polmone di tutta la terra. Non stiamo parlando solo di un popolo che, anche se è un popolo, come stavamo dicendo, veramente grande su questo territorio che va dal Perù al confine del Brasile, siamo veramente preoccupati e pensiamo che delle persone come questo grande leader sia riescano veramente a farci capire come possiamo avere una
come possiamo essere ecosostenibili proprio a livello mondiale. E lunedì avremo il piacere di averlo con noi nel Consiglio Comunale, dove approfondiremo insieme anche agli altri capigruppo, comunque anche alle altre persone che sono presenti, come ha detto ora il Presidente del Consiglio Milani, questo invito che è stato rivolto al grande SIA è un invito da parte di tutte le forze politiche, perché siamo tutti consci del fatto che va fatto solamente qualche cosa per salvare il pianeta. Possiamo cominciare ascoltando le parole, che anche il linguaggio si dice significa parole sincere, le parole sincere del grande SIA. Grazie a tutti voi di essere qua e spero di rivedervi anche al Consiglio Comunale lunedì.